credo che nell'ambito della sostenibilità una parte preponderante sia da dedicare all'economia circolare. Il consorzio che io rappresento fa questo mestiere in maniera egregia, devo dire, in Italia siamo un'eccellenza europea e rigeneriamo il 98% di tutto l'olio minerale che raccogliamo, che è la totalità fra l'altro dell'olio minerale usato. E quindi credo che questa sia la strada giusta. Noi abbiamo un prodotto rigenerato che è a un livello di qualità identico a quello del prodotto vergine e questo è molto importante perché se il prodotto rigenerato è un prodotto di serie B, l'economia circolare fatica, il nostro consorzio ha 40 anni, ha sempre lavorato sull'informazione delle persone proprio per evitare che un rifiuto pericoloso come il nostro venisse gettato o disperso nell'ambiente. Siamo all'interno della filiera una sorta di vigile e quindi ci preoccupiamo affinché l'olio minerale che può essere rigenerato venga effettivamente rigenerato. Nel resto d'Europa questo non sempre accade, quindi guidare, sorvegliare, controllare la gestione dei rifiuti è fondamentale per ottenere questi livelli di circolarità.